più forti del gossip e di qualsiasi altra cosa, Albano e Loredana Lecciso continuano a stare insieme. Però lei ammette al mondo di avere fatto un errore. Loredana Lecciso è da più di 20 anni la compagna di Albano. I due si sono conosciuti nel 2000 e subito si piacquero. Poi nel giro di 2 anni sarebbero nati i loro 2 figli, Jasmine Carrisi ed Albano Jr. Affettuosamente chiamato anche Bido. E che per il cantante di Cellino San Marco, è quello che, tra i suoi figli, anche quelli avuti da Romina Power più gli somiglia per indole e per carattere. Tra l'artista pugliese e Loredana Lecciso, sua conterranea, anche se i due sono originari di province diverse, rispettivamente di Brindisi e di Lecce, Ndr., non c'è però mai stato alcun matrimonio. Poco male, perché il loro primo incontro è avvenuto ad un'età ormai matura. Con entrambi che poi erano reduci da delle unioni coniugali conclusesi in maniera infelice. Dal 1993 al 1996 ha avuto come marito Fabio Cazzato, che gli ha dato la figlia Brigitta, alla quale è legatissima, ed il sentimento è reciproco. Invece tutti sanno quale sia stato il grande amore di Albano prima di Loredana Lecciso. Per poco più di 30 anni la sua donna fu Romina Power, con il primo incontro avvenuto alla fine degli anni 60. La loro felice è finita con il conoscere contrasti, dubbi ed infelicità dopo la scomparsa della loro figlia primogenita, Ilenia Carrisi, avvenuta nelle prime ore del 1994. E si parla anche di un presunto tradimento di lei che sarebbe avvenuto nel 1996, con l'attore Lorenzo Crespi, allora 33enne, Romina di anni ne aveva invece 45, e con cui recitò nel film Sandokan. Albano e Loredana Lecciso, lei ammette di avere sbagliato. Nel 1999 Albano e Romina si separarono, ed il divorzio giunse poi nell'estate del 2012. Quando già Loredana Lecciso era ormai la compagna di lui già da molto. Il rapporto tra le due donne è sempre stato pessimo. Ciò nonostante, Albano se ne è fatto una ragione, e poi c'è stato anche qualche compromesso soprattutto da parte della stessa Lecciso. La quale, al settimanale Nuovo, ha svelato che cosa vorrebbe cambiare di questo loro legame sentimentale, se solo potesse. Ebbene, la salentina, vista in televisione in balletti non molto coordinati circa 20 anni fa, cosa che ad Albano non fece piacere, è, nel suo privato, una donna capace di amare e di rispettare profondamente il suo uomo, oltre a tutti quelli ai quali vuole bene. Un suo desiderio sarebbe difendere di più l'amore che la lega scambievolmente con Albano. Da Romina forse? Perché la Lecciso ammette di avere compiuto lo sbaglio di avere lasciato troppe porte aperte, cosa che ha fatto sì che alcuni invadessero il nostro rapporto. Ma ciò nonostante, tutto fila a meraviglia, anche perché l'una è consapevole dei difetti dell'altro e li accetta, e viceversa. La presenza dei loro 2 figli, ormai diventati adulti, non ha fatto altro che cementificare il loro amore. Infatti con Jasmine e Bido c'è un confronto continuo e costruttivo. Del non matrimonio tra Albano e Loredana Lecciso ne ha parlato pure il cantante di recente.